Cominciare questo webinar. Buongiorno a tutti, benvenuti. Benvenuti a questo webinar organizzato dal CESPI, l'Osservatorio Minori Stranieri Non Accompagnati, rilanciare la tutela volontaria per i minori stranieri non accompagnati in Italia. È un po' una riflessione che parte da una ricerca che il CESPI ha avviato, ha realizzato e che appunto vorremmo discutere con i nostri interlocutori oggi. Un ringraziamento a nome mio, a nome del CESPI, a tutti voi che siete intervenuti, sia come relatori sia come pubblico. Oggi ci guiderà un po' in questa riflessione, in questo scambio Paolo Lambruschi, giornalista dell'Avvenire, di lunga esperienza sia nella redazione sia nel lavoro sul campo. Sui temi legati all'immigrazione, alla povertà, temi legati al traffico umano. E nel 2011 ha vinto il premio Lino, uno dei più antichi e importanti premi giornalistici, e appunto è qui con noi oggi e ci guiderà in questa giornata. Un'unica dato informazione tecnica, se appunto qualcuno di voi ha delle domande o da rivolgere ai vari interlocutori, può utilizzare sia la funzione domanda e risposta che trovate nel menu o la chat, e poi appunto alla fine cercheremo appunto di rispondere un po' a seconda alle varie domande che sono arrivate. Ecco, io ti ringrazio tantissimo Paolo e ti do la parola e buon lavoro a tutti. Grazie Daniele, e grazie a voi anche per avermi dato l'opportunità di presenziare a questo webinar. La settimana scorsa ero a Ventimiglia e a Ventimiglia c'è il passaggio continuo, 150-200 persone al giorno e una percentuale altissima sono minori stranieri non accompagnati. I dati che sono stati presentati qualche ora fa da Caritas e Migrantes dicono che c'è stato un crollo degli arrivi, quindi anche dei minori, si è passati da 19.000 a 3.000, ma il problema è tutt'altro che risolto, perché appunto ci sono tanti minori che comunque sono in Italia, vanno e, è stato segnalato più volte, escono dalle comunità, l'Italia non riesce ancora a offrire a loro tutta la tutela piena dei loro diritti, a offrirgli opportunità per costruire questo cammino di integrazione che gli spetta. E appunto la tutela volontaria, quindi l'aiuto che viene dato a queste persone dai volontari, è un aspetto fondamentale, lo vengo a dire alle persone giuste. Ci sono 4 anni di vita di questa legge, c'è stata di mezzo questa pandemia e mi sembra giusto riprendere adesso questo argomento e comincerei dando la parola all'avvocato Marianna Lunardini del CESPI proprio per presentare in 5 minuti, dobbiamo stare attenti ai tempi, lo ricordo anch'io, questo quadro della tutela volontaria in Italia. La parola a Marianna Lunardini. Sì, buongiorno. Che dire, sicuramente la legge Zampa dal 2017 ha istituito la figura del tutore volontario, ha riportato sicuramente a livello nazionale quelle che erano alcune magari buone pratiche a livello locale, quindi a livello locale. Quindi per esempio mi viene da pensare alla città di Palermo, alla città di Bari. Quindi dal 2017 in poi ha istituito questa figura e solo per dare alcuni spunti di riflessione che comunque rimangono focalizzati sulla tutela volontaria, mi viene da dire che la tutela volontaria sicuramente come primo punto in Italia è uno dei tanti modi con cui avremmo potuto istituire la tutela all'interno del contesto nazionale. Altri paesi europei hanno ragionato diversamente. Potevamo istituire, ecco, delle figure professionali, potevamo istituire un servizio pubblico. Potevamo, ecco, ragionare in maniera diversa e forse se abbiamo pensato così, se abbiamo quindi deciso di istituire quella che è una figura volontaria, quindi un privato cittadino che si dichiara disponibile ad avere la rappresentanza legale di un minore proveniente da un paese extra UE. Minore che appunto non ha figure genitoriali all'arrivo in Italia, ecco, se abbiamo pensato di istituire una figura volontaria in Italia, forse c'è un motivo, magari forse legato a
quello che siamo noi come società, quello che è il contesto italiano, quelle che sono anche le istituzioni e la presa in carico italiana dell'accoglienza dei migranti. Quindi questo è un primo punto. Il secondo punto mi viene da dire, se ragioniamo un po' sulla legge Zampa, quella che dal 2017 in poi ha dato il via alla tutela nazionale, sicuramente il primo articolo è un po' una legge di principi, quindi è una legge di grande slancio, mi verrebbe da dire. L'articolo 1 sostanzialmente dice che i minori non accompagnati sono uguali ai minori italiani e ai minori comunitari. Quindi da questo grande slancio mi viene un po' da pensare che sia una legge di valori sostanzialmente. Se andiamo però poi a vedere quello che dice sulla tutela, andiamo sostanzialmente a guardare l'articolo 11 che ci dice solo che viene creato un elenco di tutori volontari presso tutti i tribunali per i minorenni. E quindi ritorniamo, non ci dà una definizione, ci dice solo come verrà creato poi questo elenco. E ritorniamo quindi un po' a un punto di vista un po' più procedurale. È importante questo approccio, perché ci dice quello che è un tutore volontario, ma soprattutto quello che sono le sue relazioni. In realtà il tutore volontario è una figura volontaria, un privato cittadino, ma che è dentro un sistema di presa in carico dell'accoglienza estremamente proceduralizzato, estremamente professionale in realtà, perché il tutore poi deve trovarsi un po' ad agire con e anche a dialogare con operatori che hanno studiato e che hanno avuto un'esperienza di lungo corso su questo tema, quindi tribunali, giudici, avvocati, mediatori, operatori dei centri di accoglienza, psicologi, c'è tutto veramente un parterre di persone che fanno questo di mestiere, lo fanno magari da tantissimi anni. E il tutore volontario entra un po' in questa dinamica con tutte le sue esperienze professionali, il suo bagaglio, perché appunto la tutela in realtà potrebbe farla chiunque abbia dei criteri abbastanza, che sono abbastanza generici, ma sostanzialmente chiunque, da qualsiasi provenienza, esperienza pregressa, eccetera. Questo è un altro punto importante ed è un punto peculiare un po' all'esperienza italiana. Un terzo punto che mi piacerebbe dire è che, sempre sulla tutela volontaria, è che è una legge che sostanzialmente ha pensato in questo modo, di non dare una definizione di tutore, di quali sarebbero state poi le competenze del tutore, che è stata poi data successivamente da altri, enti, anche l'AGIA stessa che è qui presente oggi, ma anche associazioni del terzo settore, quindi per esempio Save the Children, per esempio Melting Pot, Defense for Children, tutti attori che hanno dato poi una definizione, ma che è stata successiva. E anche questo è importante per capire un po' l'evoluzione. E il punto che vorrei sottolineare è che forse sarebbe stato difficile per una legge, a livello nazionale poter dire quali potevano essere precisamente, quali erano le competenze che sarebbero state richieste con precisione ad una figura che resta sostanzialmente volontaria. Quindi mi chiedo se non, questa non fosse una difficoltà proprio connaturata all'idea stessa di un tutore volontario. E perché appunto ci dice anche la Suprema Corte che il tutore volontario è l'estremo simbolo della gratuità e della volontarietà dell'azione individuale. Quindi è un po' concepita in questo senso la tutela volontaria ad oggi in Italia. Ma non possiamo, ecco, non possiamo sapere quali saranno le evoluzioni successive. E, come ultimo punto, chiudo dicendo che è una legge che non è un unicum nell'esperienza italiana. Abbiamo un'altra legge, una legge molto antica, se vogliamo, che secondo me richiama un po' quello che è l'ideale della legge che ha creato la tutela volontaria. È la legge che aveva dato nel 66 la possibilità di fare il volontariato civile invece della leva militare. Sono leggi che, anche se insomma, distanti nel tempo, creano con un semplice procedimento quasi burocratico, perché burocraticamente viene creato un elenco dei tutori volontari presso i tribunali e burocraticamente viene creata l'alternativa alla leva civile militare. Ma sono leggi che in fin dei conti, se andiamo a vedere, sono ben più di una mera procedura, perché danno uno slancio ad un'iniziativa della società civile che c'è e che in fin dei conti ha risposto, perché ricordiamo quasi 3.500 tutori sono ad oggi iscritti negli elenchi dei tribunali a seguito di 70 corsi organizzati in tutto il territorio nazionale. Grazie mille.
Grazie, Avvocato Lunardini. Dunque, questo è il quadro e partiamo da questi 3.500 e dallo spazio di partecipazione che è stato introdotto da questa legge, tenendo lontano il mio gatto, scusatemi. Andiamo a presentare questa ricerca, lo fa Sebastiano Ceschi del CESPI, la ricerca è sull'evoluzione della tutela volontaria per minori stranieri non accompagnati, quali spazi giuridici, azioni e rappresentazioni del tutore volontario nel sistema della presa in carico. Sebastiano Ceschi. Grazie Paolo e buongiorno a tutti. Con piacere, spero nei tempi concordati, insomma, cercherò di restituirvi almeno parte, insomma, degli spunti, dei contenuti principali presenti nel paper, insomma, che ha dato un po' il là a questa presentazione e che è il mio compito illustrare oggi, consapevole che non riuscirò a dire tutto, ovviamente, insomma, e cercherò di fare così per sommi capi un viaggio rispetto appunto alla ricchezza dei contenuti del paper. Come ha già detto Marianna, e qui insomma lo farò tramite slide, un PowerPoint che spero non vi risulterà pesante, diciamo la storia della tutela volontaria ha già come dire, una sua intensità, è stata breve ma insomma ricca già di eventi, dopo le esperienze pilota a livello locale che ricordava Marianna. La legge 47 ha istituito e riconosciuto a livello nazionale la figura del tutore volontario, è seguito un primo periodo, insomma, che potremmo definire pionieristico, che ha visto come dire, una reciproca esplorazione, se vogliamo, e anche faticosi aggiustamenti tra gli attori, i diversi attori della presa in carico e questa nuove figure dei tutori volontari, appunto privati cittadini, come ricordava Marianna, e che però ha aperto, insomma, ha avuto il merito di aprire uno spazio formale esteso, insomma, all'intero territorio nazionale, e alla presenza del tutore e gli ha aperto, insomma, una relazione con tutto quel campo di interventi della presa in carico. E ha visto luce e ombre, insomma, di diverso tipo, che sono state ampiamente ricordate, insomma, le luci sono la risposta entusiasta, numerosa, insomma, della cittadinanza, la mobilitazione di molti garanti regionali, di diverse istituzioni e di molte, diciamo, realtà qualificate della società civile, a cui però si sono accompagnate, insomma, difficoltà, i tempi lunghi della burocrazia per la selezione e la nomina dei tutori, carenze nella formazione e soprattutto difficoltà poi nell'accompagnamento concreto e strutturato dei tutori, criteri per l'assegnazione, insomma, non sempre commisurati a un giusto matching fra tutore e tutelato e complessivamente, diciamo, una scarsa chiarezza sul ruolo del tutore e sulle modalità di interazione con l'intero sistema. Questa situazione è stata investita, insomma, dall'impatto della pandemia, che ha in alcuni casi rallentato, ma nella maggior parte dei casi paralizzato, insomma, il sistema della tutela, anche se nel paper segnaliamo, insomma, poi come siano proseguiti in alcune regioni corsi online e l'attività di alcuni sportelli FAMI, delle UOL in particolare e di alcuni operatori, insomma, del terzo settore, e adesso siamo in una fase di cosiddetta ripartenza in cui si segnalano ad esempio la ripresa dei corsi in Puglia e Toscana. Ecco, dopo 4 anni, insomma, dall'approvazione della legge Zampa, abbiamo ritenuto importante prendere contatto e attivare uno scambio con una serie di attori significativi e diversamente implicati all'interno della realtà della tutela volontaria o che comunque avevano a che fare con i tutori, e abbiamo quindi, insomma, intervistato tutori singoli, associazioni, giudici onorari, esperti, assistenti sociali, operatori dell'accoglienza, operatori legali. Ecco, sono tutte persone che ringraziamo e che trovate elencate in fondo al paper, a cui abbiamo chiesto anche un po' di restituirci in veste di testimoni privilegiati le opinioni e le storie, insomma, dei minori stessi che, bene ribadirlo, in questa ricerca non sono stati intervistati. L'intenzione del nostro lavoro non era tanto quella di monitorare, valutare in maniera compiuta, insomma, come il sistema stesse ripartendo, no? Quali aggiustamenti ci sono stati, che risposte
la rete sta dando rispetto alle carenze e anche alle debolezze evidenziate nei diversi territori, insomma, regionali e locali. È ancora presto per fare tutto ciò, per avere un quadro, e forse al di fuori della portata, insomma, di questa ricerca, che invece è fondamentalmente un contributo di tipo qualitativo, analitico, intende offrire alcuni stimoli, insomma, no, per contribuire alla costruzione comune di conoscenza, riflessione e consapevolezza delle proprie pratiche. E anche forse per questi motivi, insomma, che non troverete nel paper un'analisi, una valutazione rispetto agli adempimenti più burocratici, insomma, legali del tutore, che tra l'altro comunque sono, anche se appunto in maniera procedurale, come diceva Marianna, abbastanza ben definiti, insomma, dalla legge, e che in qualche modo richiedono poi al, insomma, raccomandano caldamente al tutore di essere presente nel colloquio identificativo, nelle richieste del permesso, della protezione, nella valutazione dei rimpatri, nei prosegui amministrativi, quanto un'attenzione, insomma, che invece si concentra sul secondo dei mandati del tutore, cioè quello della responsabilità, della genitorialità sociale, vale a dire il suo ruolo di cittadino attivo, attento al benessere psicofisico del minore e, come viene detto nelle linee guida per la selezione, la formazione e l'iscrizione nell'elenco dei tutori dell'AGIA, come portatore di attenzione alla relazione, ai bisogni e ai problemi del minore, di cui il tutore deve farsi interprete. Ecco, questa funzione relazionale, socio-educativa del tutore, se si eccettua, diciamo, la raccomandazione da parte ai centri di accoglienza di includere il tutore nella redazione dei PEI, del progetto, dei progetti educativi individuali, restano sostanzialmente indefiniti e soggetti e segnati da ampi margini di discrezionalità. Come in ogni ricerca che si rispetti, siamo partiti dalla letteratura, insomma, che è sempre fonte di conoscenze e di stimoli, e ci è servito in questo, insomma, attingere le informazioni, per quanto appunto non complete, insomma, solo su alcune regioni, ma comunque preziose nella loro fotografia, contenute nei 4 report prodotti dal Garante Nazionale nell'ambito del FAMI, di monitoraggio qualitativo sul sistema della tutela, in cui appunto si ribadisce e si conferma, insomma, il ruolo importante, significativo del tutore, si evincono le sue buone intenzioni, il suo buono, in generale i buoni livelli socioculturali di partenza, il riconoscimento anche da parte dei ragazzi tutelati dell'importanza, dell'utilità di avere un tutore, la differenza rispetto in termini di protezione, di, insomma, sicurezza e affiancamento che esiste rispetto invece ai ragazzi senza tutela, e da cui abbiamo in qualche modo nucleato, se volete, 5 principali funzioni del tutore volontario: quello di una capacità di aiutare nell'intermediazione con le istituzioni e la società ospitante, quello di proporsi anche come guida rispetto alle decisioni, rispetto al percorso di vita del ragazzo, una protezione concreta rispetto a difficoltà legali, intoppi, ad esempio pensiamo ai trasferimenti nei centri di accoglienza, su cui spesso i tutori si sono fatti portatori delle istanze del ragazzo che magari appunto intendeva rimanere all'interno del territorio in cui aveva costruito relazioni e non essere trasferito, ma anche una protezione rispetto a difficoltà relazionali, a episodi di razzismo, la ricostituzione di un nucleo affettivo, accogliente, caldo, insomma, di vicinanza emotiva con il minore, spesso riproposto in termini di progetto o realtà familiare, ma su questo torneremo ampiamente, è quello di un sostegno e un intervento economico attraverso l'offerta di opportunità altrimenti non arrivabili al minore, l'aiuto nei momenti di difficoltà e l'acquisto di beni necessari di consumo. Queste diverse funzioni o queste diverse modalità di attivazione si incrociano con delle spinte motivazionali che sono state ben evidenziate in un lavoro da Periscanzio, che stanno un po' alla base, rappresentano un po' il retroterra dell'impegno del tutore, che sono senz'altro una volontà solidaristica, quindi ispirata, come dire, a un impegno, a una volontà di rendersi attivi, di partecipare alla costruzione della convivenza e a meccanismi di protezione, una volontà, se vogliamo, appunto paraprofessionale, nel caso appunto di avvocati, operatori legali, che
interpretano insomma anche il loro ruolo come un'occasione di crescita e di conoscenza professionale, e appunto una volontà paragenitoriale, no? In cui al minore viene offerta la ricostituzione di un nucleo pensato e in qualche modo ricalcato sul pattern genitore-figlio o comunque relazione parentale-familiare. Ecco, questo incrocio, no? Questa dinamica chiaramente che si declina poi di volta in volta in ogni singola relazione, in ogni singolo tutore, tra spinte, matrici motivazionali e modalità di impegno, chiaramente insomma costituiscono insomma la linfa vitale di questa stagione insomma di impegno dei tutori, ma presentano spesso insomma a volte aspetti problematici o tendenze accentuate, non sempre commisurate poi alla realtà e alla volontà del tutelato, a fronte ovviamente invece di molte esperienze andate bene, insomma, in cui, come dire, queste problematiche non si sono presentate. Ecco, un primo nodo interessante, insomma, da sottoporvi è quello della transitorietà, no? Che è un elemento connaturato all'istituto della tutela, che è, come noto, decade con il compimento della maggiore età e che individua insomma il tempo come il fattore critico per eccellenza in questa relazione, sia nella percezione dei minori che in quella dei tutori. E la tutela appare contrassegnata dalla sovrapposizione, no, di un tempo burocratico con una scadenza rigido, inflessibile, e un tempo della relazione che invece tende a travalicare i confini, a non considerarli come dirimenti o a in qualche modo proiettarsi oltre potenzialmente, ma che alla fine invece deve fare i conti con la cruda realtà della brusca interruzione, no? I tutori non sempre riescono a palleggiarsi insomma a gestire questo complesso incrocio di temporalità e finiscono in molti casi per insomma non governare al meglio questo carattere transitorio, ad esempio mettendo in campo una serie di risorse, di offerte molto di alto livello, concentrandosi sull'immediato senza stare attenti al vuoto che poi che si può creare poi col decadimento della tutela e con la scomparsa poi di una relazione insomma che in qualche modo poi si trasforma nel tempo e che spesso è illusorio pensare che possa continuare negli stessi termini in cui era stata attuata durante la piena tutela, insomma. E quindi i legami, gli affetti della relazione tutore-tutelato andrebbero anche gestiti da parte del tutore con la consapevolezza del cambiamento imminente, no? E possibilmente con alcuni accorgimenti. Sarebbe importante in questo senso aiutare il tutore a rendersi conto che la propria offerta deve essere offerta affettiva, ma anche materiale, deve essere commisurata al passato, al presente e al futuro del giovane migrante, che altrimenti si rischia di alterare, abbiamo chiamato insomma il suo equilibrio diacronico, no? Cioè in qualche modo la sua traiettoria più complessiva, che deve poter integrare e mettere insieme positivamente le diverse fasi della vita. E quindi insomma sarebbe importante che il tutore avesse maggiore consapevolezza, dalle interviste che abbiamo fatto, insomma questo si evince, della propria rilevanza e centralità nel riuscire a triangolare con maggiore equilibrio, no? E misura il prima, durante e il dopo del ragazzo. E questo naturalmente poi rimanda al più generale problema, no? Che riguarda trovare la giusta sintesi per l'intero sistema insomma della tutela e della protezione del minore tra transitorietà dei diritti e della presa in carico, percorso del ragazzo e suo superiore interesse. E poi sarebbe necessario ovviamente trovare e sostenere tutte quelle forme di prolungamento insomma del percorso e accompagnare insomma tutte quelle iniziative, sia appunto progettuali sia di pronunciamenti di alcuni tribunali come Messina, Firenze e Genova, non cito appunto le diverse, comunque sono anche Defense for Children, Oxfam, sono impegnati in progetti europei incentrati su forme di mentoring, di tutela sociale, quindi di prosecuzione, di accompagnamento del ragazzo, che spesso corrisponde appunto anche a un'esigenza stessa dei minori e a una volontà stessa, insomma alcune ricerche mostrano che più del 50% dei minori vorrebbero che ci fosse una formalizzazione e una forma di prosecuzione del rapporto con il loro tutore anche al di là dei 18 anni.
E quindi, insomma, come dire, queste ricerche depongono in favore di un'azione legislativa che associ più stabilmente anche l'ottenimento del prosieguo amministrativo a forme di prosecuzione, appunto, sotto altre spoglie, che sia tutela sociale o mentorship della relazione di sostegno e protezione messa in campo dall'ex tutore volontario. Un'altra dimensione è quella familiare, affettiva, come dicevamo, contrassegnata spesso dalla volontà, insomma, del tutore di coinvolgere il minore in relazioni parafamiliari, no? Di aprirgli la propria casa, fargli frequentare i propri amici, le proprie reti parentali, condurlo in occasione di socialità e immettere in opportunità presenti nella propria cerchia sociale, ma soprattutto di suscitare nel rapporto con lui un attaccamento affettivo e anche psicologico incanalato un po' sul pattern genitore-figlio. Ecco, questo di per sé, come dire, è una segno di disponibilità, di apertura del tutore, ma può succedere che tale predisposizione non incontri sempre i favori no, del minore o che venga accolta e ricambiata. A volte è più un'esigenza proiettiva del tutore che un reale bisogno del minore, soprattutto in quei casi in cui il minore possiede già una famiglia su cui può ancora poter contare, e talvolta ha parenti sullo stesso territorio nazionale. Sappiamo che ciò succede, insomma, in moltissimi casi, perché insomma in moltissimi casi si tratta di migrazioni economiche sostenute in qualche modo, fatte in accordo, insomma, con i propri familiari, no? Ecco, il minore appunto potrebbe trovarsi incastrato spesso, insomma, così ci è stato raccontato e restituito in diversi casi, in una relazione che è sì costruttiva ma anche inevitabilmente asimmetrica. Questo va ricordato, insomma, perché appunto ci sono asimmetrie forti in termini di potere, condizione economica, età, status giuridico, appartenenza linguistica e culturale al contesto, oltre che all'interno dello stesso mandato tra tutore e tutelato, che potrebbero in qualche modo far sentire il ragazzo impossibilitato a sottrarsi o incastrato in dinamiche in cui c'è un genitore appunto definito come fagocitante o oppressivo, che rischia appunto di soffocare la sua sfera volitiva, insomma, di infantilizzarlo e di risultare anche delle volte nocivo al suo percorso, riducendo la sua agency personale. Quindi andrebbero incoraggiate in questo senso forme di auto-osservazione da parte del tutore, capaci di calibrare meglio investimenti, istanze familiari, e poi andrebbe incoraggiato il coinvolgimento della famiglia di origine, che dovrebbe essere triangolata, insomma, all'interno delle decisioni e della presa in carico anche da parte dello stesso tutore, che non dovrebbe più, come dire, viverla come un rivale o come un ostacolo, ma invece come una risorsa, insomma. Come dice Periscanzio, la famiglia d'origine, solo quando i minori si sentono liberi di parlare con la propria famiglia e non ad autorappresentarsi per forza come minori non accompagnati, si può creare un rapporto autentico. Ma in più in generale, diciamo, quello che a noi è sembrato importante sottolineare è che, insomma, il tutore è chiamato anche a farsi carico, come dire, del fatto che, come diceva Sayyad, un grande sociologo algerino delle migrazioni, l'immigrato è anche insieme e prima di tutto un emigrato, e quindi è anche il minore stesso è implicato in diversi contesti di vita, vive e attraversa diversi spazi, luoghi, ancoraggi vitali, riferimenti significativi, è in qualche modo implicato in dinamiche di transnazionalità, no? E quindi che rimandano ad altri luoghi, anche se è un, come dire, fugge da una situazione, non ha più famiglia, è orfano, spiantato, continua comunque a rispondere a richiami, habitus, a volte progettualità che fanno riferimento ai luoghi di origine. E tali istanze vanno valorizzate, considerate, non possono essere espulse. Sono ingredienti importanti della sua dinamica trasformativa, dei suoi processi di autodeterminazione, soggettivazione e maturazione personale. Quindi il tutore e il sistema, l'intero sistema della presa in carico, se vogliamo, è chiamata una complicata operazione di assemblaggio, e in questo tra le diverse componenti, insomma, di vita del proprio tutelato. E questa funzione di connessione transnazionale è anche poi legata a una funzione educativa interculturale in cui spetta al tutore, o il tutore, insomma, può candidarsi a esercitare meglio di altri o in maniera, insomma, più unica, se volete,
la funzione di intermediazione culturale, di interconnessione, di accompagnamento interculturale del ragazzo, non tanto conoscendo pezzi della propria cultura o insomma finendo in stereotipi rispetto alle culture di origine, ma concretamente aiutando il ragazzo a districarsi all'interno di queste dimensioni. Credo di aver più o meno esaurito il tempo, sono arrivato per fortuna all'ultima slide, che è quella dedicata un po' al best interest, che è un tema che stiamo aprendo all'interno della ricerca qualitativa dell'osservatorio e su cui continueremo a lavorare, perché insomma è un enorme campo da scoprire e da esplorare, che, come dire, è, come insomma, molti addetti dei lavori sanno, è un principio informatore di tutta la normativa a tutela del fanciullo, come dire, è quello a cui il giudice, poi a cascata tutti i soggetti della presa in carico sono in qualche modo chiamati a rispondere, viene definito insomma chiaramente attraverso, come dire, indicatori di benessere, di rispetto, tra cui anche l'ascolto dell'opinione del ragazzo, ma di fatto insomma è stato anche definito come un metaprincipio non determinato, un passepartout discrezionale o una formula magica di cui tutti si riempiono la bocca o cui tutti insomma in qualche modo cercano di raggiungere, ma è qualcosa che non è di per sé non è chiaro, insomma, non ha un carattere univoco o appunto razionale, non è qualcosa che presenta indicatori e parametri condivisi e univoci, è piuttosto un'attitudine, una prospettiva da conquistare, no? Un'aspirazione dei diversi attori implicati che si devono mettere insomma nell'ottica di instaurare un processo negoziale, mutevole, insomma di mettersi in un campo aperto, no? In cui non esistono certezze e bisogna invece cercare ogni volta di declinare questo concetto contestualmente sul singolo caso attraverso un attento bilanciamento dei vari elementi che compongono la vita del fanciullo, no? Il tutore su questo ha una posizione estremamente specifica, molto particolare. Nel paper appunto parliamo di differenze e unicità, è interno per certi versi al sistema della presa in carico, di cui condivide, se volete, alcuni presupposti, la cultura organizzativa, alcuni codici, ma è anche un outsider, qualcuno che ha una visione personalizzata e non collettiva, non procedurale, fortemente implicata soggettivamente, segnata da un'adesione volontaria alla causa, come si diceva, non è un professionista della relazione di aiuto, e frequenta il minore in uno spazio e in un tempo diverso da quelli degli attori della presa in carico, in un tempo straordinario, extra quotidiano, se volete, nella propria casa, il weekend. Quindi può esercitare anche, tra l'altro, con più libertà funzioni autocritiche, quindi ha una prospettiva diversa rispetto alla comunità e ai servizi sociali. E può avere una prospettiva multivisuale, come si diceva, multisituata, una sensibilità transnazionale, interculturale. E grazie a questa sua collocazione, insomma, no? In qualche modo dentro fuori, può essere un'antenna speciale sulla vita interiore del ragazzo, ad esempio facendosi portatore del punto di vista emico, quello appunto dell'attore sociale stesso, della persona, del minore, rispetto al suo best interest, no? E quindi può essere realmente un agente ponte nel collegare le diverse sponde di vita e i diversi soggetti che le animano. E quindi in conclusione, insomma, riteniamo di indicare come una grande potenzialità quella, insomma, insita nella figura del tutore, in parte ancora inespressa, ma che a qualora adeguatamente riconosciuta, supportata e qualificata attraverso un processo appunto che deve compiersi ancora appieno, può rappresentare una risorsa sempre più imprescindibile nell'opera di costruzione, riconsiderazione, cucitura tra i diversi poli della presa in carico e tra le diverse dimensioni di vita del minore. Grazie per l'ascolto. Grazie Sebastiano Ceschi, faccio mio queste ultime definizioni di questa ricerca complessa che restituisce bene quello che è il quadro e quelle che sono le responsabilità. Tutore è antenna speciale e agente ponte, quindi è un compito davvero importante, fondamentale. Io posso solo dare
un modesto contributo ricordando brevemente le situazioni anche dalle quali partono questi ragazzi e ragazze che sono estremamente variegate. Si va da, appunto dalle baraccopoli, dai ragazzi di strada che sono insomma, già abbandonati da parte loro, insomma, partono da una situazione molto difficile, a situazioni di migrazione, insomma c'è una letteratura vastissima, che hanno dietro, hanno alle spalle un investimento da parte della famiglia, quindi grandi attese, quindi c'è questo grande peso anche su questi ragazzi. Quindi appunto tornando al discorso della frontiera, della fuga, di come far loro, come poter loro garantire i loro diritti, poter loro garantire un futuro, questo è uno snodo fondamentale, come emerge bene anche da questo paper che ci ha presentato Sebastiano Ceschi. Quindi emerge sicuramente il nodo della formazione di queste figure che devono avere davvero, oltre che una grande sensibilità, una grande preparazione. E appunto l'importanza della formazione dei tutori volontari in prospettiva italiana ed europea è il tema dell'intervento di Pippo Costella di Defense for Children International. Grazie per l'opportunità, grazie anche per questo inizio e relazioni di Mariana e Sebastiano che predispongono alcune delle cose che volevo condividere con voi sulla formazione. Lo faccio, diciamo, in una prospettiva soprattutto italiana, anche per questioni di tempo, ma perché in realtà è in preparazione adesso un manuale. Abbiamo ricevuto un mandato da parte dell'Agenzia Fondamentale per i Diritti Umani dell'Unione Europea di realizzare un manuale europeo che verrà disseminato, diciamo, come prosieguo del handbook che alcuni di voi sicuramente conoscono sulla tutela e che dovrebbe dare alcune indicazioni adattabili ai diversi contesti nazionali. Naturalmente ci siamo ispirati molto alla ricca esperienza italiana, alla legge 47, proponendo, devo dire, anche grazie proprio a questa esperienza italiana, un approccio abbastanza innovativo, no? Nonostante l'adattabilità necessaria che abbiamo dovuto considerare per questo manuale. Vorrei riferirmi alla dimensione della formazione nel senso più pieno del termine, perché mi sembra ci sia una specularità tra questa definizione più complessa e la legge che in qualche maniera deve prendere forma. La formazione come far prendere forma a qualcosa, quindi far seguire, diciamo, una definizione di carattere teorico e normativo con una forma e dei modi che riescano a tradurre, diciamo, in realtà fattiva e concreta dei principi che riconosciamo giusti. Quindi vorrei parlare di formazione come processo complesso che comprende l'analisi ma anche l'informazione che deriva da questa analisi e i processi e appunto le possibilità di tradurre dalla teoria alla pratica una serie di principi. Sebastiano faceva riferimento al superiore interesse del minorenne, certamente in Italia, in modo particolare, questa definizione è ancora molto vaga, viene utilizzata una volta in un modo, una volta nell'altro. È possibile, per esempio, nell'ipotesi che stiamo portando avanti a livello europeo, trovare invece una definizione molto più chiara, utilizzando in modo diretto e primario l'articolato sistema di riferimenti giuridici internazionali e nazionali che possono dare corpo a questo principio che, come giustamente ricordava Sebastiano, deve rimanere al cuore di qualsiasi sforzo e in particolare, diciamo, della tutela e della formazione dei tutori. Utilizzando, diciamo, questa accezione piena del termine, risulta evidente come l'attuazione di una legge complessa come la 47, è stata descritta nei suoi sommi capi, trovi proprio in questa definizione articolata un riferimento fondamentale per la sua attuazione. Cioè, la formazione dei tutori diventa un momento fondamentale per comprendere, definire i processi di attuazione della legge. Questa è l'esperienza che stiamo sviluppando da diversi mesi. Più approfondiamo questo aspetto formativo, più ci rendiamo conto che ci sono delle interconnessioni
e delle definizioni che attengono all'ambito formativo, che possono davvero aiutarci a tutto campo sulla traduzione di questa legge in realtà. Il processo di formazione, quindi, dei tutori è la dimensione attraverso la quale si affida al cittadino, non solo formalmente, una responsabilità complessa, che è stata ben descritta, diciamo, negli interventi che mi hanno preceduto, e che comprende diverse dimensioni. Da un lato, la relazione con una persona giovane, con un ragazzo, in circostanze complicate, una persona che porta una storia e una cultura diversa, spesso una storia segnata anche da vicissitudini gravi, una persona lontana dalla sua famiglia, dalle sue relazioni significative. E questo è una complessità di per sé che noi conosciamo bene, senza dover ricordare oggi, diciamo, la nostra cultura di carattere pedagogico e psicosociale, che può richiamare una serie di istanze come quella che ho menzionato. Ma dall'altro, la formazione è anche come chiediamo al tutore di mettersi in relazione con un sistema talvolta altamente disfunzionale, un sistema che spesso è disintegrato nelle sue funzioni, no? Molto diverso tra le diverse zone del nostro territorio nazionale, no? Un sistema che spesso ha una frammentazione strutturale, di fronte a cui il tutore, nel suo ruolo, come dire, e nel suo mandato relativo al minorenne che gli viene affidato, si trova davanti. Quindi sono due enormi complessità che, lo ricordava Sebastiano prima, richiedono competenze assolutamente importanti, no? E come possiamo pensare di affrontare queste competenze senza porci un problema formativo che non sia semplicemente un passaggio di informazioni, no? È un sistema, questo nostro, di applicazione o disapplicazione della legge, che incontra continuamente resistenze e difficoltà, no? Nel connettere e integrare i suoi mandati e le sue prerogative. Un sistema ancora molto distante dall'analisi fattiva e dalle evidenze, dai principi e dalle norme che dovrebbero dettarne il funzionamento. Facendo un'analisi più approfondita, si ricava ancora che c'è una divergenza forte fra quanto prevede la 47 e naturalmente nei suoi collegamenti già evocati con principi della normativa internazionale e la realtà dei fatti. Il tutto in un contesto macro che presenta dei tratti assolutamente marcati di carattere discriminatorio, razzista a volte, tratti che non raramente si affermano in modo brutale sulla storia dei ragazzi. Il tutore si trova in mezzo a questo ginepraio, diciamo, si trova in mezzo a questo ginepraio e si richiede attraverso la legge al cittadino di diventare parte terza a tutela dei diritti del minorenne, laddove le stesse istituzioni dimostrano costantemente una cronica divergenza tra le garanzie che dovrebbero essere attuate e la realtà dei fatti. Pensate che complessità, e pensate quale tipo di formazione noi potremmo proporre a questi cittadini volenterosi, che non sia, diciamo, l'accesso a un percorso nel quale il burnout è il risultato più evidente. Considerata la centralità, appunto, di questo istituto della tutela e di questa relazione nel garantire i diritti della persona minorenne senza discriminazione, come prevede, è già stato ricordato, lo stesso articolo 1 della legge 47, è evidente come il processo formativo risulti fondamentale nell'attuazione della legge, nella normativa vigente. Nonostante l'importanza di questa legge, che risulta innovativa anche nel panorama europeo, io mi sento di affermare, sulla base dell'esperienza e dell'osservazione, che ad oggi i processi di formazione rivolti ai cittadini disponibili
ad assumere le funzioni di tutore non siano assolutamente in grado di affrontare e sostenere la complessità di questa situazione e che l'attenzione non solo istituzionale a questa dimensione della formazione sia stata molto contenuta e si sia limitata a determinare caratteri troppo vaghi e generali per sostenere i cittadini, la cittadinanza in questo delicato compito attivo che gli viene richiesto. In qualche modo questa assenza, perché sappiamo bene le competenze della formazione, secondo la legge ricadono sui garanti regionali, no? Certamente il garante nazionale all'inizio, diciamo, nella fase, in una di quelle tessere di puzzle che faceva vedere Sebastiano, ha iniziato un percorso di qualificazione, no? Di questo percorso dei contenuti di questa formazione, ma in realtà è un percorso che a nostro avviso si è bloccato, no? E che vede oggi una situazione molto disomogenea su tutto il territorio nazionale, in cui naturalmente ci sono dei dati di eccellenza, delle esperienze buone, ma diciamo la nebulosità di questo processo, diciamo, è una carenza molto grossa. E questo naturalmente ha delle conseguenze importanti dal punto di vista anche della tenuta di questa cittadinanza che dà la sua disponibilità nell'affrontare le complessità di cui avevamo parlato prima, quelle della relazione con il minorenne, quelle della relazione con un sistema che assolutamente diverge in molti casi da quello che dovrebbe realizzare. Sto parlando in particolare di una formazione che ha alcuni caratteri, dovrebbe trovare base e fondamento prima di tutto in un'analisi integrata della situazione. Un'analisi integrata del fenomeno e della situazione, delle risposte, e non solo basarsi su competenze monografiche e disciplinari. Abbiamo visto già dalle parole di chi mi ha preceduto come la stessa funzione del tutore richiama competenze varie, no? Non vogliamo pensare al tutore come a un micro professionista, un mini avvocato, un mini psicologo, un mini genitore. No? Stiamo parlando di una figura che non è mai stata delineata in modo chiaro e che però è una figura complessa, una figura complessa. Dunque una formazione che non si limiti al passaggio di informazioni, no? Le famose 50 slide che ottundono la possibilità dei tutori di comprendere quello che fanno, no? Ma di una formazione che si basa sulla costruzione, sull'identificazione di queste connessioni sottili tra le diverse funzioni che prevede la legge. Una formazione intanto anche continua, non possiamo pensare che un ruolo così importante possa essere limitato a 20 ore di formazione. Quindi pensare la formazione come un processo continuo che triangolarmente riesce a connettersi con l'esperienza della tutela nel tempo, no? E questo devo dire che è una situazione in qualche modo che non esiste in tante parti del nostro territorio nazionale, no? Forse non esiste neanche un modello che è stato pensato in questi termini, un modello triangolare che metta insieme la possibilità stessa di questa formazione continua. Una formazione, per esempio, che deve connettersi alle fasi di selezione e abbinamento. Ma come possiamo pensare che di affidare in un ruolo così delicato, no? Un minorenne a un cittadino, seppur come dire motivato da mille buone intenzioni, senza pensare a un criterio di selezione. E non sto parlando del quiz, diciamo a risposta chiusa dopo la formazione, sto parlando di una selezione seria che possa attingere al nostro capitale, diciamo, di strumenti e di criteri, diciamo, psicosociali. Che ben conosciamo in altri settori. Già qua si denota una sorta di discriminazione strutturale contraria all'articolo 1 della legge 47, in cui per fare un affido di un bambino, di un minorenne a una famiglia ci sono dei criteri, poi vengono applicati bene, male, però ci sono dei criteri. In questo caso stiamo parlando di minorenni stranieri
e il metodo, diciamo, è molto più sommario, no? E questo è importante. Quindi la questione della selezione e poi dell'abbinamento, che sono processi difficili, ma che devono essere seguiti nella loro continuità per poter sostenere il cittadino tutore. Una formazione capace di relazionarsi a culture diverse, attraverso culture diverse che hanno codici che non siamo abituati ad utilizzare, no? Veniva evocato prima alcuni elementi. Non possiamo applicare lo stesso criterio. E di nuovo, non dobbiamo pensare che il tutore diventa un piccolo antropologo, no? Ma che riesce a identificare alcune chiavi di carattere transculturale per potersi relazionare a codici diversi da quelli che è abituato a usare. Processi formativi che non richiedano quindi al tutore di diventare un micro specialista. No, una formazione quindi che si colloca e si collega a meccanismi di supporto nello svolgimento della delicata funzione che il tutore è chiamato a realizzare. Il supporto dei tutori è un elemento fondamentale e deve essere legato al processo formativo, altrimenti è come se i nostri processi formativi diventassero, come dire, dei piccoli kit di sopravvivenza, che però sappiamo bene possono essere utilizzati in modo molto limitato. Non voglio farla lunga, ma credo davvero che rilanche, perché abbiamo già scritto, purtroppo con una disattenzione cronica da parte di molte istituzioni che invece avrebbero dovuto sviluppare di più questo ragionamento sulla formazione dei tutori. E speriamo che questa sollecitazione europea possa costituire anche per l'Italia, diciamo, un momento di approfondimento e di specificazione di questa dimensione. Ma credo che il rilancio della tutela, come ci chiama a ricordare il titolo di questo nostro incontro, nel nostro paese non possa più esimersi dal considerare la centralità di questa dimensione formativa. Uno, per promuovere, così come dice la legge, il superiore interesse del minorenne, no? Nell'ambito degli altri principi, naturalmente, della Convenzione, che qualificano questo superiore interesse. Quindi questo, naturalmente, è il primo e la prima connessione importante tra l'ambito formativo, l'impatto che la tutela può avere sulla vita dei minorenni. Due, per sostenere una cittadinanza attiva che naturalmente crea una voce nuova, una presenza nuova assolutamente importante, ma che deve essere sostenuta nello sforzo civile che realizza, perché abbiamo testimonianze ed evidenza di molti tutori che riescono a fare un'esperienza, poi non ne possono più, nel senso, non perché l'esperienza non sia stata gratificante in qualche modo, ma perché è veramente troppo oneroso da soli affrontare certe cose. Quindi i tutori devono essere appoggiati, aiutati. Ho concludo subito, un minuto ancora. Questa questione è sostenere lo sforzo civile. E poi per fare in modo che questa stessa cittadinanza volontaria diventi motore della legge e dei suoi principi. Non possiamo farlo se non riusciamo a qualificare questo apparato formativo, e ripeto, nel senso più pieno del termine. No? Concludo dicendo che a gennaio, febbraio, dovrebbe uscire questa referenza della FRA, dell'Agenzia per i diritti umani della Commissione europea. Credo che abbia tante cose, diciamo, che attengono al nostro sistema, credo che sia adattabile. L'appello alle istituzioni è quello proprio di iniziare a pensare in modo più mirato a questa dimensione formativa in un ambito. In Europa c'è un'attenzione su questo che ormai è testimoniata appunto da questi sforzi, e un impegno proattivo in questo senso, anche nel rispetto, diciamo, di quelli che sono i mandati. Non stiamo parlando di prendere il ruolo dei garanti regionali, però di fornire un ausilio forte, che sia di analisi, che sia di sostegno ai tutori e che possa davvero indicare e aiutare la legge nella sua evoluzione, dove i tutori rappresentano, ripeto, un motore, diciamo, fondamentale. Grazie per l'attenzione, scusate se sono uscito dai tempi.
Grazie Pippo Costella, richiamo un po' tutti al rispetto dei tempi, me lo dice anche l'organizzazione, altrimenti sforiamo troppo. Era un intervento complesso questo della formazione, ha messo in evidenza le luci, le molte ombre, le difficoltà che ci sono in questa fase di ripartenza. Direi che il quadro introduttivo ormai è chiaro, è stato molto, molto completo, e giro appunto tutte le considerazioni che sono emerse alle riflessioni dell'onorevole Sandra Zampa. 10 minuti, onorevole, lei è una giornalista, quindi so che una collega può rispettare i tempi. Grazie tantissimo Paolo, grazie a tutti, in particolare ovviamente a quanti sono intervenuti e a coloro che ci stanno ascoltando. Lasciate che rivolga al CESPI un ringraziamento specialissimo sia per questo lavoro, che io ho trovato davvero molto pregevole, molto ben fatto e di un grandissimo interesse, perché dentro questo microcosmo che viene così descritto bene c'è in realtà, ci sarebbe la bussola per politiche per l'immigrazione, politiche attive, politiche intelligenti per l'integrazione, per l'accompagnamento della presenza dei migranti. Guardate, e non solo, se volete, mi veniva quasi da sorridere ad un certo punto leggendolo e rileggendo oggi alcune parti in vista di questo appuntamento. Ti verrebbe voglia di immaginare, di pensare che forse persino i nostri ragazzi, gli italiani, tutto sommato, di avere qualche volta la possibilità di avere un tutore, se davvero quel tutore fa le cose che sarebbe opportuno farle con il garbo e la misura che sarebbero e che il rapporto evidenzia utili, forse in momenti particolari della vita, quando si è adolescenti, nella relazione appunto con la famiglia, peraltro appunto esiste anche il tutore per i nostri giovani. Il mio ringraziamento al CESPI va anche per l'osservatorio, il lavoro dell'osservatorio, e questo è il secondo rapporto che ci arriva. L'idea dell'osservatorio si rivela, secondo me, molto utile. È uno strumento che ci sta dando, diciamo, la possibilità di comprendere, e anche l'ho molto apprezzato per le indicazioni operative che emergono. E verrei alla questione, ringrazio anche i volontari che sono in ascolto, i tutori volontari che sono in ascolto. Questa legge ha camminato davvero sulle loro gambe, è una cosa che ho detto molto spesso in giro quando ho parlato, lo ripeto, questa legge cammina e ha camminato soprattutto sulle gambe dei tutori volontari, che gli hanno alla fine dato corpo e vita e l'hanno fatta andare, spedita anche se molto più lenta di quanto abbiamo immaginato. Parti di questa legge non sono mai, pensate che cos'è l'affido familiare, che invece langue e non trova in alcun modo attenzione nelle istituzioni dove servirebbe, perché si attivino davvero affidi familiari. E nasce appunto mentre ha avuto il sopravvento tutta questa parte del tutore volontario, confermando anche che l'intuizione di avere in passato, prima di questa legge, di avere tra le autorità di garanzia di questo paese, avere anche un'autorità per l'infanzia e quindi il garante per l'infanzia e l'adolescenza, è stata una scelta opportuna. Perché dico questo? Perché in realtà è dalla sinergia tra alcune istituzioni che poi questa legge ha cominciato a realizzarsi, quindi lavorando davvero in sinergia società civile e istituzioni, sono venute fuori le risposte migliori e più utili a dare un futuro a questi ragazzi, a costruire una risposta di integrazione
degna di questo nome. Mi convince molto la parte dell'analisi dove ho ritrovato tra l'altro frasi che anche qui mi sono trovata spesso a dire in giro. La presenza di un tutore volontario di fianco ad un ragazzo, a uno di questi ragazzi, fa la differenza davvero per la sua vita e anche per l'integrazione nella società. Perché quando le cose funzionano e funzionano virtuosamente, in realtà noi abbiamo poi dei risultati straordinari, il che appunto indica anche una strada, un percorso per le politiche per la migrazione, che è accompagnare in maniera discreta ma sostanziosa, magari nella fase iniziale di arrivo di un migrante, la sua presenza e la sua vita nel nuovo paese che lo ospita. Consapevoli che poi da un buon risultato c'è una, come dire, ragione di utilizzo anche intelligente delle risorse che sono state impiegate. Non torno sulle questioni che ho sentito nella presentazione, di certo mi fermo sulla parte, diciamo, sulle due definizioni che mi convincono di più del ruolo del tutore, quello di ricucitura, cioè che il tutore è chiamato ad avere sempre presente che il suo compito è transitorio. Questo non implica che non si possa diventare amici dei ragazzi di cui si è stati tutori e che si continui ad avere con loro negli anni un rapporto e una relazione, ma certamente bisogna avere presente questo carattere di transitorietà e quindi mettere un po' da parte la vocazione invece a diventare una vera guida esistenziale, insomma per tutte le ragioni che chi ha presentato il rapporto ha spiegato benissimo. Ma in questa transitorietà avere davvero l'ambizione di essere capaci di costruire una ricucitura delle diverse dimensioni esistenziali che un giovane migrante, ancora più di un migrante, qui è molto bella la citazione che viene fatta di non dimenticarsi mai che un immigrato è prima di tutto o resta sempre un emigrato, quindi che porta con sé, diciamo, un mondo enorme che poi resta sempre, lo accompagna sempre, il mondo, le sue radici, la sua storia, anche se da quella si è allontanata. Questa capacità di ricucitura per un giovane è un, diciamo così, un risultato straordinario. Il tutore però, e qui veniamo diciamo alla parte un po' più dolente, ha bisogno davvero, come viene richiamato nel rapporto, di una comunità ospitante, accogliente, preparata. E qui già le cose cominciano ad andare un po' peggio. Lo ha detto benissimo Pippo Costella, che saluto, e noi abbiamo una frequentazione diciamo antica con Pippo, e abbiamo condiviso davvero tanto. Ecco, l'ha detto benissimo, sui tutori pesa in maniera insopportabile, anche ingiusta se volete, tutte le assurdità, le complicazioni di una burocrazia che sembra alle volte volersi frapporre davvero come un ostacolo. E quindi a maggior ragione presso l'autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza io credo che andrebbe anche strutturato, io l'ho sempre detto, uno sportello legale che aiuti poi concretamente i tutori in casi anche abbastanza complessi di cui io stessa sono stata testimone in questi anni. Questa comunità ospitante però è una comunità in cui dovrebbero concorrere in tante figure, dall'assistente sociale che invece troppe volte entra in rotta di collisione con il tutore, la scuola e quindi la possibilità di agevolare questi percorsi invece che complicarli ulteriormente, la possibilità poi di avere il prosieguo amministrativo quando è importante, quando è utile. E quindi davvero c'è ancora un lavoro molto importante da fare perché si passi a una
a una politica, una capacità, diciamo così, a un'azione politica che ci faccia raggiungere una inclusione più organizzata e armonica, anche del tutore volontario all'interno di un sistema di presa in carico. Però voglio consolare i tutori volontari oppure fare disperare gli altri se dico, e mi comprenderete, che questo sistema più armonico non c'è per nessuno, non c'è per i tutori volontari, non c'è per i migranti che arrivano. Vedo che Paolo Lambruschi sorride, credo che, diciamo così, sappiamo tutti che c'è una complessità, a volte anche stupidità del sistema che ricade sulle spalle di tutti. Certamente qui diciamo l'impatto è ancora più rischioso e pericoloso, perché abbiamo a che fare con vite di giovani che possono davvero cambiare radicalmente nel loro esito. Vengo soltanto, c'erano molti punti che mi ero segnata, ma capisco che dobbiamo chiudere rapidamente. Allora voglio solo dire due o tre cose davvero come dei flash. Prima di tutto, il rapporto torna molto, insiste molto sulla questione della giustizia minorile. Sapete che tutto il tema, tutta la gestione è affidata e anche il rapporto con il tutore è importantissimo, diciamo, per questo il ruolo del giudice minorile. Voi sapete che in questo momento noi stiamo, il Senato, io non sono eletta, non sono in Parlamento, ma il Parlamento italiano sta approvando una riforma che prevede il superamento della giustizia minorile così come l'abbiamo conosciuta, con i tribunali minorili. E si va verso il tribunale della famiglia, diciamo tutt'altra cosa. Questo implicherà un impatto su questa legge abbastanza significativo, su cui bisognerà riflettere, bisognerà fare veloci a immaginare come poi questa legge dovrà, in alcuni punti, nei punti dove diciamo c'è il richiamo appunto al tribunale minorile, tra l'altro con un provvedimento su iniziativa dell'autorità garante, è stato tutto uniformato e portato solo ed esclusivamente in capo alla giustizia minorile rispetto al primo testo che venne approvato al Parlamento, dove era rimasto in via, diciamo, ancorché residuale, però era rimasta la giustizia ordinaria. Secondo punto, da troppo tempo, anche se ringrazio per i dati che il CESPI ci fornisce, e che sono confortanti, nel senso che abbiamo assistito a un aumento sia dei corsi che del numero dei tutori. In realtà io credo che sarebbe bene che l'autorità garante, magari d'intesa con il Ministero dell'Interno, con la ministra Lamorgese, che è stata molto sensibile sempre su questo tema del minori stranieri non accompagnati, rilanciassero fortemente in questo momento la figura del tutore. Terzo punto, vado veramente velocissima, non so se sono collegati soprattutto i tutori dell'associazione della Toscana, li ho conosciuti, li ho visti al lavoro e sono veramente, come dire, una delle facce dell'Italia più bella che possiamo immaginare, loro come tanti altri, ma questa associazione, guardate, questo una delle cose che mi dispiace di più è che l'associazione delle associazioni non sia mai nata. Io credo che più che un'associazione, se volete, semmai una rete, se si teme che l'associazione sia un fardello, poi anche quello burocratico, legale, ma insomma una rete di associazioni di tutori volontari o una rete che raccolga a livello nazionale tutti i tutori che sono attivi in questo momento in Italia sarebbe un risultato molto importante da portare ancora a casa. Perché quando si parla e si è in tanti, si riesce a fare sentire di più la propria voce, perché lo scambio delle buone pratiche si è rivelato utilissimo, perché appunto Costella ha giustamente molto enfatizzato il ruolo della formazione e ha ragione, perché si tratta di una grande complicazione, nel senso di una grande sofisticazione. Un corso di formazione per un tutore non sono 3 ore di diritto internazionale
due di psicologia e non so qualche ora di geopolitica. Occorrerebbe prevedere corsi di formazione di alto livello e magari anche incontri periodici che servano anche solo un incontro nazionale all'anno di tutti i tutori, intanto ovviamente serve a, permettetemi questo verbo, reclutare nuovi tutori, ma certamente a fare conoscere la propria esperienza e a trascinare con sé nuovi tutori. E credo anche che da questo punto di vista, da parte dell'autorità di garante dell'infanzia, sia venuto il momento, soprattutto alla luce di quanto il rapporto evidenzia come effetti del Covid sui minori stranieri non accompagnati, che hanno pagato un prezzo, l'abbiamo pagato tutti, un prezzo altissimo, ma insomma sappiamo che c'è qualcuno tra noi che ha pagato prezzi ancora più alti di quelli già faticosi che ci sono toccati. Certamente i minori stranieri stanno in questa categoria, certamente si è fermato il lavoro, molte regioni andrebbero richiamate. Chiudo con una nota che però anche in questo caso non riguarda solo quest'ambito. Abbiamo un'Italia sempre a due velocità, per non dire a tre, e questo è un dato che deve farci veramente pensare su che cos'è che non riesce a risvegliare alcuni territori. Il fatto stesso che non arrivino neanche i dati da alcune regioni d'Italia è ovviamente un dato preoccupante. È così però davvero in tutto, l'ho visto anche alla salute, l'ho visto in ogni volta, in ogni veste che ho indossato da parlamentare, da vicepresidente della Commissione Infanzia. Bisogna però interrogarsi su questo e provare forse anche a reclutare in modo diverso anche i garanti regionali. Detto questo, io ascolterò tutti i lavori, quindi grazie per quello che fate, tutti quanti siete collegati e quasi ognuno di voi ha, diciamo così, svolge o ha svolto un ruolo che certamente esige che da parte delle istituzioni venga rivolto un grande ringraziamento. Grazie Sandra Zampa, e sorridevo anche perché mentre lei diceva questo arrivavano appunto commenti di persone che stanno seguendo il webinar, che facevano presente proprio le difficoltà che ci sono anche nel ritracciare gli uffici del garante, insomma, il regionale, insomma, ecco, ci sono proprio delle difficoltà di contatto, e direi che quasi tutti i commenti che ho letto sono in sintonia con quello che è stato presentato fino adesso, le difficoltà che ci sono, la frammentarietà, i problemi burocratici, le difficoltà di formazione, certo, però ecco, salvo anch'io questo aspetto dell'entusiasmo che c'è, della voglia di fare di molti, quella transitorietà che ricuce queste storie, queste lacerazioni. Lei mi perdona se aggiungo. Spesso anche con viaggi che sono molto difficili. Lei mi perdona se aggiungo. Un'aggiunta velocissima. Sì, velocissima veramente. Il rapporto sottolinea un punto che è una mancanza molto grande, che è quella che finalmente con un emendamento si era provveduto a uno dei buchi diciamo che la legge non aveva previsto nella gratuità. Allora, una cosa è la gratuità, una cosa è rimborsare le spese. Tra l'altro, giustamente il rapporto spiega che viene fatto con moltissime altre forme di volontariato, ma insomma la faccio breve. Un emendamento aveva riconosciuto il diritto a avere il rimborso puramente delle spese, che vuol dire che se uno va al tribunale minorile che dista non so quanti chilometri da casa o deve fare viaggi in automobile o in treno, ha diritto al rimborso, o i bolli per le carte e per le pratiche legali. E l'altra cosa erano un recupero parziale almeno delle ore sul piano del lavoro, quindi assenza giustificata. L'emendamento è stato approvato, non è mai stato però dato seguito a quanto è disposto dalla norma. Anche questo è un'altra malattia italiana, non irrilevante secondo me,
Io penso che questo punto stia al Ministero del Lavoro e del Welfare, che quindi lì vada immediatamente svolta una pressione, un'azione, forse anche da parte dell'autorità di garanzia, che sollecita a procedere con quel riconoscimento di quanto disposto dalla norma. Quindi che venga davvero attuato il rimborso, la possibilità di rimborso delle spese e di ore di lavoro riconosciuto. Era solo una parte, ma insomma è una nota che dovevo. Non è una parte, anche questa secondaria. Andiamo alle istituzioni, andiamo veloci. Il prossimo intervento, il primo di quello delle istituzioni, è di Stefano Scarpelli, dell'autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza. Anche qui i tempi sono stretti, 10 minuti, e mi affido a Stefano. Salve a tutti, buongiorno, grazie per l'invito. Sarò brevissimo, farò un intervento portando un po' di comunicazioni oggettive che spero possano un po' rassicurare il contesto. Intanto volevo fare un ringraziamento al CESPI per l'invito e anche mi sono letto la ricerca, credo anche con la sinergia dei nostri rapporti di monitoraggio che pubblichiamo sul sito dell'autorità. Questa è una competenza specifica che ci assegna la legge di effettuare il monitoraggio sullo stato di attuazione della norma. Facciamo, come sapete, dei monitoraggi quantitativi, quindi i numeri che sono stati citati oggi nel contesto della sessione sono i numeri, diciamo, che noi pubblichiamo. L'abbiamo fatto con cadenze varie per cercare di riallinearci ovviamente al momento dell'entrata in vigore della legge, ma i dati ultimi che sono stati forniti, quindi circa 3.500 tutori volontari iscritti nei elenchi, sono aggiornati al 31 dicembre 2020 e stiamo adesso ripartendo con un ennesimo monitoraggio per arrivare quantomeno al dicembre del 2021 per avere un quadro complessivo dello stato dell'arte. E, per darvi dei flash, nel periodo di rilevazione che va dal luglio 2019 al 31 dicembre 2020 sono state aperte circa 7.500 tutele a favore dei minori stranieri non accompagnati. Alla data del 31 dicembre 2020 erano attive 3.600 tutele. Questo è stato detto nel corso del convegno, è stato un incremento rispetto agli anni precedenti e ci auguriamo di rilevare che anche nel periodo del 2020 del 2021 ci sia stata un'ulteriore spinta a un'attività così fondamentale come quella della tutela volontaria. Faccio dei flash, così veramente siamo veloci e diamo delle informazioni specifiche. L'autorità garante, proprio in merito a quello che diceva l'onorevole Zampa in relazione alle opportunità di supporto, chiamiamole così, o comunque sia di aiuto ai tutori volontari in relazione ai rimborsi e in relazione ai permessi di lavoro, ha specificatamente lei sollecitato le istituzioni con una nota formale, perché era passato più di un anno da quando sono intervenuti gli articoli della finanziaria che prevedevano la norma, e posso darvi la comunicazione che è attivo un tavolo presso il Ministero degli Interni dove si stanno discutendo proprio queste misure. Siamo stati invitati anche noi a partecipare, ci siamo resi parte attive, la garante è molto sensibile sul tema e credo che a breve verrà emanato il decreto ministeriale che riconoscerà quindi rimborsi e i permessi di un permesso di lavoro specifico per i tutori volontari. Questa, diciamo, credo che sia anche quantomeno una forma di riconoscimento che può essere molto molto burocratica, oggettiva, ma comunque nell'attività quotidiana del tutore volontario è importante e fondamentale. E dicevo, il monitoraggio, noi come norma dovremmo occuparci di effettuare dei monitoraggi, ne abbiamo effettuati quantitativi e qualitativi. Però abbiamo pensato sin da subito di non doverci fermare a questo. Non era pensabile e possibile, proprio in ragione di tutte le criticità, gli aspetti illustrati oggi, che il fenomeno della tutela volontaria era un fenomeno di sistema.
abbiamo sin da subito creduto che il sistema della tutela volontaria dovesse il prima possibile coordinarsi e amalgamarsi col sistema dell'accoglienza. È impensabile, è stato detto più volte oggi, che questo complesso sistema di protezione che viene offerto al minore straniero non accompagnato non fosse in grado di attuarsi in maniera sinergica, tanto più se la legge Zampa ha introdotto alcune figure, è stato accennato all'inizio, non le definirei innovative, ma quantomeno di forte impulso e di cambio culturale alla gestione dell'accoglienza. Noi venivamo da un sistema dove prevalentemente i minori sono accolti in comunità, dove prevalentemente le tutele erano di carattere pubblico, il famoso sindaco piuttosto che l'assessore, con due piccoli flash, due piccoli stimoli, perché piccolo è l'articolo, ma dentro c'è tanto di contenuto che parla dell'affido familiare e della tutela volontaria, erano lo stimolo per aprire due grandi strade, e queste strade sono fondamentali perché l'affido familiare e la tutela volontaria possono entrare a tutto titolo nel contesto del sistema dell'accoglienza. Quindi è importante, noi abbiamo creduto sin da subito che la sinergia tra i vari sistemi fosse l'aspetto fondamentale. E quindi non ci siamo fermati a questo. Nell'interlocuzione, grazie che l'onorevole Zampa ci sollecita a farlo, ma lo facciamo veramente quotidianamente col Ministero dell'Interno, siamo riusciti ad avere un finanziamento da fondi europei con il progetto FAMI, è stato citato. Abbiamo costituito sul territorio 29 unità operative proprio per cercare di favorire il più possibile una rete istituzionale di accompagnamento per i tutori volontari. Unità operative composte da persone esperte di carattere giuridico, di carattere sociale, che hanno cercato di favorire il più possibile i contesti territoriali, partendo ovviamente dalle figure madri di questa materia, quindi i garanti regionali, i tribunali per i minorenni, ma tutta la rete istituzionale che gira intorno al sistema di accoglienza, quindi parliamo dei comuni, parliamo delle ASL, parliamo dei servizi scolastici, per far sì che con l'introduzione di una nuova figura istituzionalizzata, quale quella del tutore volontario, si favoriscano il più possibile i processi di integrazione e di dialogo tra le istituzioni, perché abbiamo detto che un sistema complesso non può non dialogare. Abbiamo fatto e pensato subito di favorire il più possibile dei momenti che accompagnassero i tutori nella loro esperienza, sia come prosecuzione ovviamente della formazione che avevano ricevuto, sia come momenti di approfondimento, in particolare di tutte le tematiche a vario titolo che riscontro nella loro attività. Vi do dei piccoli numeri per farvi capire un po' il contesto che col progetto FAMI sui territori abbiamo realizzato. Sono stati realizzati 254 tavoli di lavoro integrati con le istituzioni e gli attori locali, 158 percorsi di apprendimento tematico, di cui 104 seminari tematici e 50 corsi di aggiornamento, 22 seminari locali nell'ambito della campagna nazionale di incontri settimana del tutore volontaria, è avviata nel 2020 e terminata nel 2020, rivolta a tutti i cittadini interessati e gli operatori del settore dell'accoglienza e della protezione. E poi abbiamo sviluppato la campagna di sensibilizzazione, siamo andati proprio sui territori, quindi con il coinvolgimento ovviamente dei garanti regionali, dei tribunali per i minorenni, e sono state realizzate 51 campagne informative e distribuiti 14.513 brochure informative, raggiungendo 20.542 cittadini. Questi do dei numeri che sembrano così, ma sono dei numeri che sono come dire molto rispondenti a degli output progettuali a cui abbiamo dovuto attenerci, quindi sono tutti testati e tutti quanti dimostrabili. E poi abbiamo favorito il più possibile le pratiche rilevanti, interessanti, che abbiamo raccolto nei territori, cercando di farle interagire tra loro. Anche questo è un altro aspetto che fatica tanto nel nostro paese. Oggi è stato detto ci sono le esperienze in alcuni contesti virtuosi, ma fanno poi fatica a parlarsi tra loro. Abbiamo cercato con una pubblicazione, quindi dando evidenza nazionale a quello che i territori avevano fatto, di cercare di
far emergere quelle buone prassi, chiamiamole così, che i territori avevano sviluppato nel tempo in tema di tutela volontaria e di accoglienza. E poi abbiamo realizzato un centro di documentazione, c'è un sito dedicato alla tutela volontaria con tutte le informazioni rivolte ai tutori, che è pubblicato sia sul sito dell'autorità garante, che c'è un sito dedicato del progetto FAMI per il monitoraggio della tutela volontaria, dove possono essere reperite tutte le informazioni attinenti alla tutela volontaria. L'aspetto sostanziale di questa attività è che nei territori dove hanno risposto ovviamente al bisogno appunto di avere una rete istituzionale intorno alla figura del tutore volontario, si sono avviati una serie di processi anche di accompagnamento e di coinvolgimento dei tutori volontari nel contesto della propria esperienza. È evidente che una formazione, come è stata detta iniziale, che è prettamente teorica, non può terminare e non può finire in una enunciazione di concetti presentati con slide piuttosto che in modalità online nel periodo della pandemia. Ci deve essere un accompagnamento, l'accompagnamento non può che essere fatto con coinvolgimento però di tutti gli attori istituzionali che sul territorio entrano in gioco. Spezzare questo filo vuol dire non conoscersi, e quello che abbiamo riscontrato all'inizio di questo progetto, partito nel 2018 e terminato a maggio del 2021, è quello che la conoscenza della figura del tutore volontario era ovviamente veramente ancora agli albori. In alcuni contesti c'è il timore di relazionarsi, come si deve relazionare il tutore volontario con la struttura di accoglienza piuttosto che con i servizi sociali. Sono tutti aspetti che nella fase di rilancio noi intendiamo, con un'interlocuzione costante e diretta con il Ministero dell'Interno, anche perché i territori ci hanno chiesto la prosecuzione di un progetto del genere. Abbiamo avuto riscontro dai garanti regionali e dai tribunali per i minorenni, con note formali rivolte anche alle istituzioni, perché questo tipo di esperienza, di presenza sul territorio, di sensibilizzazione, di supporto, di offerta di momenti nel quale la centralità del ruolo del tutore viene, come dire, gli viene data visibilità, è un aspetto fondamentale. L'altra cosa, e chiudo, così do veramente delle informazioni che possono essere poi anche rilanciate nel contesto appunto della giornata, abbiamo anche offerto degli sportelli informativi. Abbiamo pensato di farlo, c'era il suggerimento dell'onorevole Zampa a livello centrale, invece abbiamo pensato di farlo su tutti i territori. Le 29 unità operative hanno aperto degli sportelli informativi verso i tribunali per i minorenni, aperti e rivolti ai tutori volontari, per dare informazioni su tutto quello che riguarda il sistema della tutela e offrire un accompagnamento nel corso della loro funzione. Non so se ho ancora qualche minuto, perché non guardo l'orologio quando parlo. Penso di essere stato diciamo freddo, brutale, ma di aver dato delle informazioni diciamo che possono essere diciamo non di riflessione critica, ma quantomeno di azioni concrete che sono state date e offerte alla figura del tutore volontario, perché l'autorità garante, ripeto, sin da subito ha tanto supportato e creduto in questa nuova l'abbiamo voluta definire dall'inizio il grande svolta culturale che c'è stata grazie alla norma della legge 47, con il riconoscimento di un tutore volontario istituzionalizzato, che ha dato una spinta notevole e ha fatto emergere quello spirito di cittadinanza attiva che è tipico del nostro paese, e che vi dico, e qui concludo, mai e poi mai ci saremmo immaginati che nei primi mesi di sensibilizzazione, che nel lontano giugno 2017, luglio 2017 facemmo a livello nazionale, nel giro di poco tempo arrivarono più di 5.000 domande di aspiranti tutori volontari che volevano mettersi a disposizione per svolgere questa funzione. Grazie. Grazie Stefano Scarpelli dell'autorità garante dell'infanzia e dell'adolescenza, e
Io credo, se posso proprio fare una nota, che credo ci sia anche un problema di informazione che va data maggiormente probabilmente ai cittadini su questo tema e su questa opportunità, con tutte le difficoltà che ci sono, però effettivamente faccio anche un mea culpa da parte del mondo dell'informazione. Certo, la pandemia, come emerge un po' da tutte le riflessioni, non ha aiutato, ha interrotto. Adesso al momento del rilancio bisogna stare più accanto, più vicini a questa iniziativa. Adesso chiedo aiuto a Daniele Frigeri, c'è l'intervento di Maria Francesca Pricocco, che è presidente del Tribunale per i minorenni di Messina, ma è in un video, ci ha dovuto mandare un video perché non poteva essere presente, e lascio a lui quindi il video di Maria Francesca Pricocco. Buon pomeriggio, scusate se mi presento attraverso questo video, purtroppo impegni d'ufficio mi hanno trattenuto fuori da questo confronto che avrei preferito svolgere in diretta e stare insieme a voi. Vi porgo quindi due riflessioni sulla questione, sullo stato dell'arte della tutela volontaria nel nostro paese. Partendo dal fatto che certamente nell'attuale momento l'osservazione ci fa diciamo, rilevare le conseguenze dovute al periodo di chiusura, di lockdown, comunque di restrizioni, che hanno certamente inciso quindi sulla gestione delle attività, non solo su questo, ma anche quindi sulla programmazione di progettualità, quindi di percorsi, sia di relazione nel territorio di accoglienza, sia di integrazione vera e propria nella prospettiva futura delle persone minorenni che speranzose e desiderose quindi di poter costruire un futuro migliore, cercano e cercavano prima del momento difficile conseguente alla dichiarazione di pandemia. I tutori quindi hanno, come hanno potuto, hanno mantenuto i contatti con i loro assistiti, sono ricorsi a una serie di metodi, di modalità, quindi anche da remoto, ma certo la riduzione del rapporto personale e anche del contatto diretto è purtroppo necessariamente è stata, insomma, per certi aspetti e certi momenti è venuta meno, ma è stata ridotta necessariamente. E questo ha reso molto difficile poi la ripresa, ecco, anche dei percorsi, ma anche delle motivazioni, soprattutto quindi da parte dei minori assistiti, dei minori accolti nel nostro paese. A questo periodo comunque di restrizioni, dal mio punto di vista, ecco, però nell'attuale fase ha comunque in cui i flussi migratori e anche dell'ingresso di minori soli nel nostro paese è di nuovo in fase di ripresa, quindi, seppure c'è con caratteristiche diverse, quindi anche rispetto alle etnie che arrivano nel nostro territorio. Tuttavia, ecco, la presenza e la disponibilità di tutori che già nel periodo precedente avevano sperimentato intense esperienze di tutela e anche di profondi contatti con i propri assistiti, ha diciamo riattivato in questa nuova fase le motivazioni e le disponibilità per certi aspetti e in alcuni momenti, in alcuni territori, anche maggiormente ecco, con maggiore slancio nella ricerca di poter di nuovo ecco, porsi a servizio quindi di queste persone particolarmente vulnerabili, quali sono i minori stranieri soli nel nostro paese. Questo non voglio dirlo perché dal mio punto di vista la disciplina attuale della tutela volontaria ha veramente apportato un cambiamento sul
sotto il profilo culturale, del concetto anche culturale e giuridico di rappresentanza legale, in cui si fa riferimento al compito di poter assumere delle decisioni nell'interesse della persona, del minorenne tutelato, ma anche c'è di intraprendere, della necessità di dover intraprendere una relazione significativa, cioè sul piano personale. Devo dire che nei mesi seguenti e comunque al periodo di applicazione della prima applicazione della legge nel 2017, non poche sono state le difficoltà dei tutori volontari, perché seppure negli ultimi 2 anni, quindi dal 2020 e questo 2021, la pandemia ha certamente condizionato la loro funzione, nell'anno 2018 con i decreti di sicurezza anche tutto il sistema del coordinamento tra la protezione personale delle minori stranieri soli nel nostro paese e la protezione internazionale ha creato anche delle disfunzionalità e l'impossibilità in molti casi, anche seppure in presenza di tutori volenterosi e attivi quindi nella ricerca di soluzioni adeguate per i propri assistiti, ha portato quindi molte difficoltà proprio perché non si trovava, ecco, un percorso, quindi non si riusciva a mettere in atto un percorso valido, sicuro per l'integrazione sociale di molti minori stranieri poi prossimi alla maggiorità e nel periodo del prosieguo amministrativo. Attualmente stiamo in attesa ancora dei decreti attuativi che pure sono in corso di elaborazione, sono stati presentati dei progetti, dei disegni volti proprio all'approvazione dei decreti attuativi, ma ancora non siamo arrivati al punto di conclusione. E comunque soprattutto per quanto riguarda il diritto all'integrazione sociale, quindi al coordinamento tra le norme amministrative e di applicazione di un titolo giuridico alla permanenza dei minori stranieri nel nostro territorio, alla conversione del titolo giuridico al fine appunto dell'integrazione sociale. Non sto qui ad elencare quelli che sono i temi dei decreti attuativi, ma certo in questa fase, adesso in questa nuova fase, seguito della ripresa dei flussi migratori e in qualche modo l'allentamento, cioè delle restrizioni, seppure con indovute precauzioni e controlli, prescrizioni per evitare il contagio, necessitano questa attuazione della legge Zampa e della sua compiutezza, necessitano un intervento e un'azione di risoluzione politica quanto più celere possibile. Il dato comunque che volevo sottolineare e che ho osservato, ecco, anche in questi primi mesi di ripresa, chiamiamola così, è la necessità per i tutori, come dicevo prima, non solo trovarsi in gruppo e poter avere maggiori possibilità di confronto, in confronto veloce e anche attraverso appunto sistemi e strumenti più immediati, quindi di comunicazione, ma anche una necessità di ripresa della formazione e dell'autoformazione. Sì, la formazione da parte di esperti per i nuovi, perché occorre reclutare altri tutori, perché i numeri sono sempre attualmente di nuovo maggiori rispetto alle risorse e alle disponibilità. Bene, torniamo quindi al nostro dibattito. Ringrazio Maria Francesca Pricocco, che è presidente del Tribunale per i minorenni di Messina. Ringrazio anche per quella notazione che ha fatto da istituzione giuridica su quello che è stato l'effetto
dei decreti sicurezza che tanti problemi hanno causato all'integrazione, al sistema di accoglienza e hanno colpito anche questo istituto dei tutori. Quindi passiamo con quello che abbiamo messo sul tavolo fin qua, passiamo al punto di vista della società civile, in rappresentanza del tavolo minori migranti ci sono Giusy Dal Conzo di Save the Children Italia e Liliana Marelli che è del coordinamento nazionale comunità di accoglienza, il NCA. Do 10 minuti, poi il tempo se lo dividono loro due. Buonasera, grazie. Grazie molto al CESPI per l'invito. Ho inviato in chat la composizione del tavolo minori migranti perché è importante appunto per noi sottolineare che agiamo in coalizione. Questa è una coalizione che si è formata dopo l'emanazione della legge Zampa per favorirne l'attuazione. È un lavoro duro, siamo una coalizione molto agile, nel senso che ci muoviamo non soltanto rispetto all'emanazione dei decreti che appunto ancora non abbiamo, sebbene uno dei decreti avesse avuto una preapprovazione in Consiglio dei Ministri, quindi in realtà mancherebbe pochissimo, ma siamo anche intervenuti in tutti quei momenti in cui c'erano prassi inadeguate o vere e proprie violazioni e in cui appunto proprio la legge Zampa ha rappresentato un argine, uno strumento molto forte da utilizzare. Sto pensando appunto ai momenti in cui veniva impedito lo sbarco di persone salvate, tra cui minori a bordo. Sto pensando anche all'emanazione dei decreti sicurezza, che sicuramente senza la legge Zampa avrebbero colpito molto più profondamente i minori non accompagnati. Avere una legge dedicata a loro, che è un unicum in Europa, sta davvero facendo la differenza, anche se non è ancora completamente attuata, e credo che di questo dobbiamo continuare a ringraziare Sandra Zampa e i parlamentari che all'epoca con impegno l'hanno portata avanti. Rispetto al tema dei tutori, è stato già sottolineato come questo è un aspetto molto innovativo della legge e anche la modalità con cui poi ha preso vita è stata molto rivoluzionaria, si può dire, perché quei mesi, quei primi tempi di attuazione della legge Zampa erano tempi molto complicati per i migranti e in generale stava crescendo un clima che respiriamo in realtà ancora di ostilità. Allora aver visto arrivare tutto questo interesse innanzitutto, perché anche noi a Save the Children come organizzazione abbiamo ricevuto tantissime richieste di informazioni su questo istituto, fino alle tante domande, come veniva ricordato, è stato un forte segno di speranza, un forte segno che in realtà la società italiana, per quanto fratturata, ha delle energie positive importantissime, e quindi credo che ai tutori come figura ponte, come ricordava Sebastiano Ceschi, va riconosciuto un ruolo appunto di ponte non soltanto tra il minore e appunto il resto della rete e la società, ma proprio tra due pezzi di mondo che altrimenti non si incontrerebbero necessariamente. Il tutore non è necessariamente un professionista, un esperto, un tecnico della materia, e quindi consente in realtà di far incontrare tutto il suo mondo, la sua famiglia, la sua rete di amici, con un ragazzino che in realtà normalmente nella sua vita incontra per lo più istituzioni, enti, la polizia o la commissione o gli operatori del sociale. Questo è fondamentale, ed è per questo che i tutori vanno sostenuti, ed è per questo che è molto importante che al più presto venga emanato il decreto attuativo per quell'articolo che veniva ricordato della legge di bilancio 2020, che appunto noi stessi a Save the Children all'epoca avevamo promosso e che, voglio ricordare, prevede 1 milione di euro da destinare ai rimborsi, a interventi in favore dei tutori, quindi anche interventi, ad esempio si citavano prima servizi di orientamento, e prevede anche la possibilità di destinare dei fondi per coprire il 50% della spesa per i permessi che le aziende
vogliano concedere tutori volontari, perché sappiamo che un altro tema molto importante è avere dei permessi, perché il tutore volontario, a differenza dell'adottante o dell'affidatario, non ha diritto ai permessi, lavorativi. Io mi fermo qui perché invece voglio lasciare la parola alla collega Livia Marelli del CNCA, che scenderà più nel merito. Grazie mille. Io vado, grazie a te Giusy e grazie a tutti, grazie a voi, grazie ai presenti e ai relatori che ci hanno preceduto. Andrò via velocissima, titolo e sottotitolo, disponibile poi come sempre e come tutti a riprendere questi temi anche in altri momenti. Noi siamo nella parte del punto di vista della società civile. Io credo, e l'onorevole Zampa lo sa, come lo sappiamo tutti noi, che la società civile è stato un elemento di estrema importanza, che ha creduto moltissimo nella legge 47, nella legge Zampa, e che ha saputo costruire, io credo, nel tempo e anche nell'esperienza diretta, advocacy, cittadinanza attiva, ma anche che ha davvero dato, insomma, ha contribuito a dare concretezza alla norma. La norma indubbiamente è necessaria, l'abbiamo voluta fortemente, siamo contenti di avere la norma da quella cornice giuridica importante dentro cui collocare le azioni, ma credo che la concretezza dei processi rispetto alla tutela volontaria, e non solo, dico, ma tutto quanto contenuto dalla legge 47, abbia trovato nelle organizzazioni della società civile, ma anche nei singoli cittadini, davvero coloro che ci hanno messo la faccia, coloro che ci hanno messo competenza, disponibilità e che hanno accompagnato i processi di crescita. Il CNCA è stata una delle organizzazioni che ha contribuito all'attuazione del progetto di cui parlava il dottor Scarpelli prima, che ha contribuito proprio a tradurre concretamente le azioni di cui lui parlava, i famosi lavori territoriali di promozione, ma anche proprio di co-costruzione di luoghi di corresponsabilità pubblico-privato. Allora, e proprio a partire da questa esperienza, che appunto è durata 3 anni e che di fatto continua ad andare avanti, cioè i rapporti tra di noi, tra operatori, tutori volontari, continua. E a partire, dicevo, da questa esperienza molto concreta, dove le organizzazioni della società civile hanno contribuito a costruire corresponsabilità in un'ottica di sussidiarietà virtuosa, noi abbiamo incontrato delle persone straordinarie, delle persone assolutamente competenti, generose, presenti sul pezzo, con cui abbiamo davvero costruito percorsi che oggi ci permettono di dire quali potrebbero essere, quali sono. Sono indicazioni che emergono dai tavoli integrati, sono indicazioni che emergono dal lavoro continuo e costante che abbiamo fatto e che continuiamo a fare, e che vanno nell'ottica proprio di garantire miglioramento e sostegno a questa funzione della tutela volontaria. Rapidamente alcune delle indicazioni sono già state date, le ripeto, sicuramente il tema della formazione in avvio, formazione in itinere, formazione costruita su impianto laboratoriale, una formazione non solo giuridica, ma capace di portare contributi dal punto di vista sociale, pedagogico, educativo, ma anche capace di entrare nel merito della complessità dei sistemi. Ci sono sistemi regionali diversi rispetto al tema della tutela e della protezione, ci sono complessità, ne parlavamo anche prima. Allora, formazione, un'attenzione fondamentale, una formazione non solo accademica, non solo frontale, ma costruita con uno stile laboratoriale che permette davvero di costruire relazioni e di costruire competenze in rete ad ampio raggio. L'altra indicazione che emerge è individuare processi e sostenere processi in grado di facilitare e di rendere fluidi, celeri i rapporti tra il garante regionale per le funzioni che ha e il tribunale per i minorenni, perché l'obiettivo è importante, quello di accelerare i processi di nomina. Abbiamo esperienze che ci dicono che tempi tra la fine della formazione e la famosa costruzione dell'albo e la nomina del tutore volontario passa troppo tempo, mentre invece l'obiettivo è indubbiamente quello di garantire il tutore volontario in tempi il più rapidi possibili per garantire appunto il diritto alla tutela volontaria per tutti i minorenni. Quindi facilitare, accelerare i tempi di nomina.
curare l'abbinamento, scusate il termine, uso questo termine per brevità, curare l'abbinamento e l'appropriatezza del progetto, capire se è utile la comunità piuttosto che l'affido, lo diceva prima anche l'onorevole Zampa, di minorenni migranti soli in affido ne abbiamo ancora troppo pochi, ci sono alcune esperienze in atto, sempre su un tema di corresponsabilità tra società civile e organizzazioni pubbliche, ovviamente titolari della competenza, vanno implementate, ma anche va curato questo momento. Non è soltanto la vicinanza geografica quella che fa un buon abbinamento, ci sono diversi elementi che appunto il progetto di cui si parlava prima, di monitoraggio qualitativo della tutela volontaria, delle indicazioni li dà. Avere cura, avere come centrale, come obiettivo irrinunciabile il lavoro di rete tra tutti i soggetti coinvolti. Se il sistema italiano di tutela è complesso, e lo è, va semplificato, va incrementato, ma non è questa la sede, allora c'è una strada che noi possiamo fare a livello territoriale, noi l'abbiamo fatto, curare, incrementare, avere cura del lavoro di rete tra i soggetti coinvolti, tra il ragazzo, la comunità, il servizio sociale, il tribunale per i minorenni, il tutore volontario, la scuola, tutti i soggetti che c'entrano in quel progetto lì. Centrale è il superiore interesse del ragazzo, che arriva peraltro prossimo alla maggiore età. Allora non abbiamo tempo da perdere, nessuno di noi deve misurarsi rispetto a un'autoreferenzialità, occorre avere questa capacità umana e professionale di costruire reti come luogo di conoscenza delle diverse identità, delle diverse responsabilità, ma con l'obiettivo della complementarietà, della corresponsabilità. Nessuno se la cava da solo, neanche i soggetti coinvolti. Quindi avere cura del lavoro di rete. Noi abbiamo fatto tanti tavoli integrati e vorremmo continuare a poterli fare. Vorremmo che diventasse uno stile di lavoro pubblico-privato con una regia pubblica, curare il lavoro di rete. Questo è fondamentale, davvero in alcuni casi ha anche favorito le relazioni, perché le ha smussate alcune criticità, perché ci siamo capiti, perché ci siamo parlati, perché i linguaggi hanno comunicato. Questo è fondamentale, ce lo dicono tutti i tutori. Favorire incontri periodici, quindi costruire appunto lavoro di rete. Sostenere, questa è una cura che anche come coordinamenti che si occupano di accoglienza stiamo portando avanti, perché riteniamo che sia nostro compito sostenere e favorire il rapporto tra tutore volontario e ragazzo. Il tutore volontario non è un estraneo, quindi aiutare anche i luoghi dell'accoglienza, anche la famiglia affidataria e la comunità a valorizzare il ruolo del tutore volontario come soggetto fondamentale, non solo perché è normativamente previsto, ma perché è una risorsa, e quindi questo è un compito che ci stiamo assumendo e che stiamo portando avanti, quindi riprendere anche all'interno del mondo dell'accoglienza, non solo in chiave formativa, ma in chiave proprio di prassi, di relazioni quotidiane, questo favorire appunto il ruolo del tutore volontario in termini di risorsa importante di relazioni, non soltanto come espressione formale di una responsabilità. E i tutori ce l'hanno detto, e su questo vado a chiudere rapidamente, sostenere in tutti i modi questa funzione del tutore sociale. I tutori sono, lo dicevo prima, delle risorse straordinarie. Abbiamo incontrato persone davvero incredibilmente presenti, competenti, generose, ma con un advocacy, direi anche con un progetto politico in questo senso, con un impegno diretto e personale. Allora, riuscire proprio a dare una dignità al ruolo del tutore nel momento in cui il ragazzo diventa maggiorenne. Tutti noi che siamo genitori lo sappiamo, qui da 15-18 anni non siamo più tutori dei nostri figli, ma restiamo nella storia dei nostri figli. Allora questo va riconosciuto in termini di dignità di una relazione che continua, e in termini, e chiuso, di mantenere un contesto di corresponsabilità, quindi mantenere questa relazione, questa corresponsabilità pubblico-privato, dove il tutore volontario è risorsa importante di relazione, di prossimità, di accompagnamento, ma all'interno di un contesto di corresponsabilità. Non può essere scaricato sul tutore volontario, occorre mantenere quel contesto di corresponsabilità di cui parlavo prima, richiamando velocemente il lavoro di rete, quindi individuare quali sono anche
Che cosa dobbiamo fare? Per esempio, e poi davvero qui chiudo, come possiamo rinforzare i processi di avvio all'autonomia per i neomaggiorenni di origine straniera, ex minorenni migranti, attraverso una cura anche di opportunità, di fondi, di risorse che possono accompagnare il percorso di avvio all'autonomia di questi ragazzi che arrivano spesso prossimi alla maggiore età, ma che continuano ad avere un diritto al futuro. E questo diritto può essere reso, deve essere reso esigibile ancora una volta all'interno di una corresponsabilità pubblico-privato, valorizzando la funzione del tutore sociale come risorsa di prossimità, ma anche mantenendo la responsabilità pubblica attraverso, si diceva prima, il prosieguo amministrativo, molti tribunali per i minorenni peraltro lo danno, ma anche investendo risorse per sostenere i percorsi di avvio all'autonomia attraverso un fondo dedicato a queste politiche anche per i neomaggiorenni di origine straniera. Questo è quanto è emerso rapidissimamente dal lavoro che abbiamo fatto, sia in riferimento al progetto di cui parlava il dottor Scarpelli, ma anche in altre forme. È un po' il pensiero e il contributo della società civile in questo contesto a sostegno della funzione del tutore volontario e nel superiore interesse dei ragazzi che arrivano da noi, che arrivano in Italia per avere un futuro migliore. Grazie. Grazie Liviana Marelli, e raccolgo anche la segnalazione che mi ha fatto prima Giusy Dal Conso di ricordare chi compone il tavolo della società civile a cui avete fatto entrambe riferimento: AIBI, Amnesty International, Italia, ASGI, Caritas, Centro Astalli, lo stesso CESPI, il CIR, CISMAI, il CNCA, Defense for Children International Italia, Emergency, InterSOS, Oxfam Italia, Salesiani per il Sociale, Save the Children Italia, SOS Villaggi dei Bambini, Terre des Hommes, spero di averle dette tutti. Quindi il vostro richiamo al diritto al futuro, non solo per appunto per chi è minore, ma anche per chi poi arriva alla maggiore età, anche perché tanti arrivi in Italia poi arrivano, sono persone che arrivano, di ragazzi e ragazze che arrivano nel momento proprio prossimo al compimento dei 18 anni, quindi spesso il periodo è molto limitato. Andiamo all'ultimo intervento di questo webinar molto intenso, è Laura Pecchioli, che rappresenta l'Associazione dei Tutori Volontari dei Minori della Regione Toscana. Al microfono spento. Adesso? Mi sentite? Ok, scusate. Sì. Buongiorno, intanto mi scuso perché doveva intervenire la nostra presidente che è Giulia Galliana, ma ha grossi difficoltà di connessione, quindi mi ha passato la palla all'ultimo momento e quindi sarà un breve intervento anche un po' sconclusionato in quanto non preparato. Io sono la vicepresidente dell'Associazione Toscana Tutori Volontari Minori Non Accompagnati e siamo nati nel 2019 io ho fatto il primo corso, credo il primo, forse uno dei primi in assoluto per tutori volontari a Firenze nel 2018. È stato già detto molto, diciamo, sul nostro ruolo. Io posso confermarvi quelle che sono le difficoltà, che sono state le difficoltà. I primi tempi la nostra figura non era assolutamente conosciuta, cioè non era conosciuta la legge Zampa, e quindi la figura del tutore volontario era considerata un fastidio da parte di tutti gli operatori professionisti e non, e abbiamo avuto moltissima difficoltà invece a far riconoscere il nostro ruolo. Per questo abbiamo deciso di costituirci in associazione,
proprio per rafforzarci. Mi sento di dire, a proposito dell'intervento di Costello, che certamente la formazione per diventare tutori volontari è manchevole, come sono tutte le formazioni fatte in 4 giorni, pur molto intensi, in cui ti vengono fornite una quantità di notizie e di e certamente quindi andrebbe approfondita. Ma quella figura del tutore volontario, a mio avviso, è una formazione che si fa sul campo, come non si fa una formazione per diventare genitore, ma via via che le difficoltà ci sono, si affrontano rivolgendosi ai professionisti del settore, agli psicologi, agli educatori, agli assistenti sociali, al tribunale dei minori, ai giudici e via dicendo. Quello che è fondamentale che il tutore sappia è che non è un genitore, che è una figura di supporto, di accompagnamento, di appoggio, che deve inevitabilmente va oltre i 18 anni, perché a 18 anni molto spesso non sono assolutamente in grado di essere autonomi, ma è questo il punto su cui noi pensiamo che debba essere calcata la mano. Il tutore volontario non è un genitore, non si deve sostituire a lui, ma è un appoggio, un compagno, un aiuto laddove serve, che può durare un mese, come spesso capita e come mi è personalmente capitato, che può durare anni, ed è un ruolo molto particolare. Ci vuole un equilibrio. Il resto della formazione si fa sul campo, giorno giorno, a seconda del tipo di minore che ti viene affidato. Certamente una maggiore attenzione da parte dei tribunali nell'accoppiamento tra tutore, tra figura del tutore e minore sarebbe opportuno, ma i tribunali, almeno noi con la nostra esperienza, non hanno il tempo, non hanno il personale, non hanno le risorse per poterlo fare. In Toscana noi siamo fortunatissimi perché abbiamo un tribunale per i minori con il suo presidente Trovato, che ci ha sempre appoggiato e supportato, ascoltato, ricevuto, e questa è una grandissima cosa, ma non è sufficiente, manca il personale. Adesso diciamo che dopo 3 anni, nonostante la pandemia, nonostante le difficoltà e la chiusura di tutte le attività, posso dire che almeno in Toscana la figura del tutore viene accolta, viene recepita e viene capita. Non siamo più messi in un angolo, ma abbiamo dovuto battere i pugni sul tavolo perché questo avvenisse. I tutori mancano, il tribunale ci chiede in continuazione di disponibilità. È vero anche che molti tutori lasciano perché non si sentono sufficientemente supportate dalla parte istituzionale e non se la sentono, ma ce ne sono moltissimi che vanno avanti e per questo voglio dire anche all'onorevole Zampa che invece noi stiamo lavorando insieme a Never Alone e Accoglierete e il Centro Nazionale Volontariato per la costituzione dell'Associazione Nazionale dei Tutori, proprio perché riteniamo che questa figura debba ulteriormente essere rafforzata, perché riteniamo necessario poter partecipare ai tavoli nazionali sul tema dei minori migranti non accompagnati, e attualmente non ci siamo. Questo, diciamo, è uno dei primi inviti che ci arrivano a partecipare alle riunioni. E andiamo avanti. Noi stiamo lavorando anche sempre con progetti, con Never Alone, sulla figura del tutore sociale, è stato già detto,
perché appunto a 18 anni arrivano spesso minori di 17 anni, dobbiamo fargli i documenti, dobbiamo cercare di insegnargli l'italiano, dobbiamo provare a inserire in corsi di formazione professionali e a 18 anni non sono assolutamente in grado, non hanno in mano nessuno strumento per poter essere autonomi e la figura del tutore sociale con cui su cui stiamo lavorando anche insieme al Tribunale di Firenze, legata al prosieguo amministrativo, è uno dei temi su cui noi siamo particolarmente impegnati. Chiudo dicendo l'ultima difficoltà che abbiamo in Toscana, perlomeno, e su cui siamo in contatto con l'assessore regionale per tentare delle modifiche, è la difficoltà di inserimento dei nostri ragazzi nei corsi di formazione professionale della Regione Toscana, perché i ragazzi arrivano spesso senza quei requisiti necessari per potervi accedere, o non hanno i 5 anni di scuola o non hanno un italiano perfetto, anche se devono andare a fare un corso magari di pellettiere piuttosto che di meccanico, e quindi mancano i requisiti per poterli inserire, e questo naturalmente crea difficoltà per cercare di renderli autonomi. Siamo sempre alla ricerca di inserirli, un pezzaiolo, un idraulico, il cameriere, eccetera, ma una vera formazione è una cosa sulla quale siamo ancora in difficoltà, e rischiamo così di perdere tutto il lavoro fatto precedentemente, perché poi si ritrovano a 18 anni senza la possibilità di guadagnare e senza più nessun tipo di tutela da parte dei servizi, e quindi andando a incrementare la delinquenza e una vita sbandata. Sono tutte cose che appunto come associazione in Toscana stiamo facendo, il percorso è ancora lungo. Ringrazio l'onorevole Zampa per le parole gentili che ha detto sui tutori toscani, ma ci sono tutori sparsi un po' tutta Italia. Nella costruzione della rete nazionale io sono andata a Trieste a incontrare dei tutori proprio per creare la rete nazionale, e sono messi molto peggio di noi, addirittura hanno 30 minori perché il tribunale non ha tutori, e hanno invece la rotta balcanica, e quindi i tutori mancano. Se non siamo ancora, diciamo, una figura perfetta, possiamo migliorare, ma è sicuramente un passo in avanti per cercare di integrare questi ragazzi. Grazie. Grazie Laura Picchioli. Ci avviamo alla conclusione. Gli interventi sono stati tanti, io devo dire che sono stati tutti molto, molto interessanti. Ho visto che hanno suscitato anche molto, molto interesse, ad alcune domande sono state date risposte in via indiretta, magari dagli interventi successivi per gli altri. Manca appunto il tempo per concludere, insomma, quindi tocca a me tirare un po' le conclusioni, che sono onestamente un osservatore e non sono esperto. Io sono stato davvero colpito da tutti gli aspetti che sono stati messi in evidenza, sia dalla ricerca, dal quadro, da quello che ha detto Sandra Zampa, quindi da quelle che sono anche le criticità che ci sono in questo momento nella formazione, nella burocrazia, in quello che può essere ostacolo ancora alla diffusione di questa figura che abbiamo detto essere molto importante nella formazione e nell'integrazione di ragazzi che molto spesso, troppo spesso vanno via, e devo dire che sono un buco nero, perché non si sa poi dove vanno a finire. Ci sono tante denunce, lo fa spesso Save the Children, nel ricordare quanti minori non accompagnati spariscono dai radar, però non si sa dove vanno a finire. Si spera che raggiungano parenti, amici, e che non finiscano in mani sbagliate. Però i sospetti sono forti, e l'ultimo che ne aveva parlato era stato il ministro degli interni del 2009, allora era Maroni, però poi non se ne è più parlato. Interessante anche tutto quello che è stato detto relativamente alle difficoltà del periodo, sia
a quelle legate alla pandemia che hanno impedito l'incontro, quindi come diceva anche Laura Pecchioli, la formazione sul campo, quindi il vedersi, confrontarsi, il farlo a distanza non sempre serve in certe circostanze. Sicuramente webinar e questi interventi a distanza resteranno nella nostra cultura, ma non sempre riescono a colmare i vuoti, soprattutto quelli della formazione dell'incontro interpersonale che spesso è necessario. Ed è molto interessante quello che è stato detto anche dal Garante per quello che è stato fatto, intanto per sostenere il Garante nazionale con sportelli anche territoriali questo istituto, segno che quello che è cominciato 4 anni fa, che è stato anche ostacolato, perché era l'epoca, un'epoca difficile, l'hanno detto alcuni interventi, in genere per il mondo dell'immigrazione, per gli arrivi, perché c'era la politica della paura che dal punto di vista elettorale, non solo l'Italia, era molto remunerativa, e chissà se adesso è davvero cambiata, adesso che abbiamo avuto paura di altro. Però è interessante vedere come ci sia stata una resilienza, io la definirei così, di questa figura importante che ha difeso i migranti più giovani, probabilmente più vulnerabili, in un momento molto, molto difficile di rifiuto, un rifiuto che io ho sempre, io sono l'ultimo, ma insomma è impossibile da rifiutare, perché questa è la storia, le cifre dicono che il mondo è in movimento e sta vivendo una rivoluzione, è il mondo che sta cambiando, quindi opporsi a quelli che sono i movimenti non è possibile, semmai vanno razionalizzati, vanno aiutati, vanno evitati perdite, vanno evitati gli investimenti della criminalità, quindi il traffico, bisogna cercare di fare tutto il più possibile alla luce del sole, sapendo che sono battaglie in mani, come a volte battaglie in mani sembrano quelle dei commenti, quelle contro la burocrazia, ma insomma i segnali qui sono stati lanciati perché passi avanti sono stati fatti. Quello che è stato detto poi alla fine, sia dalla Presidente del Tribunale dei Minori, su quello che è stato fatto, che è importante per resistere a quello che poteva essere il danno, sia dei decreti sicurezza, sia anche quello che è stato detto poi dal tavolo dei lavora per i minori migranti, sul fatto che ci sia l'opportunità e che sia necessario dare un diritto al futuro e che quindi questo ruolo, lo diceva Costella, di antenna, ma anche di ricucitore, insomma, è un termine che è tornato in un paio di interventi, quello della ricucitura, di queste lacerazioni, di queste vite migranti già da giovanissime, una figura che deve essere probabilmente più vicina, deve avere tante competenze, quindi ha bisogno di una formazione complessa, fatta anche sul campo, come diceva Laura Pecchioli, ma anche una capacità umana che deve essere più vicina probabilmente a quella della spalla, dell'amico, che non a quella del genitore. Un ruolo protettivo di adulto che riesce a stare vicino a un ragazzo che ha tante fragilità, magari anche più di quelle che si possono pensare, anche se poi visti da vicino sono ragazzi che hanno una straordinaria forza, una straordinaria ricchezza umana, per quelli almeno che ho potuto conoscere. E quindi è importante proseguire, è importante fare rete, anche questa proposta di fare l'associazione a livello nazionale per poter andare ai tavoli probabilmente va in questa direzione ed è probabilmente uno sviluppo quasi obbligato, ma questo è una mia valutazione. Però è interessante osservare questo mondo che nei media è un po' carsico, c'è stato il momento in cui è stata approvata la legge, qualche difficoltà si è letta nelle regioni, poi non se n'è più parlato, quindi per me è stato importante ritrovarvi e spero che anche tanti media adesso comincino a occuparsi di questo per sensibilizzare, per far vedere quello che è stato fatto, per far notare le criticità e per arrivare ad avere sicuramente più tutori e molti meno ragazzi che a Ventimiglia o in altre porte di uscita da questo paese cercano di andarsene e di sparire dai radar. Vi ringrazio, buona serata e buon lavoro. Grazie molte, grazie. Grazie. Grazie a tutti. Grazie. Arrivederci, buona serata. Buona serata. Arrivederci.